L'assessore regionale all'ambiente Silvio Greco ha annunciato stamattina nella sala consiliare del comune di Crotone che la regione stanzierà i fondi per bonificare i 24 siti inquinati sequestrati dalla magistratura nell'ambito dell'operazione Black Mountain. I siti in questione verranno inseriti negli altri regionali da bonificare, avendo così priorità rispetto ad altri. Inoltre Greco ha comunicato che dopo aver effettuato una perlustrazione in elicottero insieme ai vigili del fuoco con apposite attrezzature, non è stata rilevata la presenza di radioattività nei siti urbani. In un solo sito delimitato e inaccessibile invece è stato rinvenuto un tasso di radioattività superiore di una volta e mezza rispetto ai livelli normali. Adesso, ha affermato Greco, sarà stipulato un protocollo d'intesa con il comune e si effettueranno le caratterizzazioni dei singoli siti per verificare la tipologia degli inquinanti presenti e poi si procederà alla messa in sicurezza e bonifica. Per il sindaco Vallone si tratta di un passo molto importante che, insieme alla disponibilità manifestata dalla Sindial di cominciare la bonifica, può rappresentare un reale punto di svolta per cercare di porre fine all'emergenza ambientale della città.